Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video incredibile ma vero. La Juventus comincia a farsi sentire, almeno a farsi leggere, perché arriva un comunicato che nessuno si aspettava, proprio da parte della dirigenza bianconera, che prende finalmente posizione e si fa sentire. Non solo, si mette anche a disposizione della, chiamiamola, giustizia sportiva e anche quella ordinaria, per cercare di fare un qualcosa per andare a risolvere il problema gravissimo che si è presentato con forza proprio nel giorno della lotta al razzismo. Stiamo parlando dei bu, dei cori e degli insulti razzisti che ha preso Winston McKennie all'uscita della partita a Torino, Juventus-Lazio, vinta per 2-0 dalla Juventus. Mentre McKennie passava sotto lo spicchio dedicato ai tifosi della Lazio, ci sono dei video dove si sentono benissimo dei cori razzisti e degli insulti nei confronti di questo calciatore. Ormai noi juventini siamo abituati, ma siccome questo argomento è stato trattato molto molto delicatamente, con le pinze e a volte anche con il bastone da parte di Gravina, ora la nostra domanda è: che cosa farà il presidentissimo, visto che nel comunicato la Juventus dice di aver sentito, aver preso tutte le prove che può prendere uno stadio con tutte le telecamere che ha la Juve, e andare a vedere tifoso per tifoso, per poi mettere i video a disposizione della Digos e chissà, magari fare come hanno fatto per quella partita famosissima, semifinale di andata di Coppa Italia, dove Lukaku non solo riceve la grazia, ma i 100 e passa tifosi juventini ricevono il daspo per aver fatto bu nei confronti di Lukaku. Un daspo giusto? Secondo me il daspo è giusto, perché se quei bu sono fatti nel senso razzista, e allora devi essere allontanato da quello che è lo spettacolo del calcio, dove ci sono anche dei bambini che vanno allo stadio. Se invece quei bu sono stati fatti e sono interpretati un po' come il vai via nero sei solo un negro da parte di Acerbi nei confronti di Juan Jesus, che poi cade tutto in un nulla di fatto perché stranamente non ci sono le prove, allora quei daspi gridano vendetta. La Juventus con questo comunicato fa capire che c'è, che qualcosina cambia. Cambia il social media manager della Juventus, che va all'Inter Miami se non sbaglio, ed ecco che abbiamo capito come mai la Juventus non si muoveva e anche sui social era totalmente assente per quel che riguarda la propria difesa. In questo caso arriva il nuovo social media manager e già esce il primo comunicato. La Juve mette tutte le sue attrezzature a disposizione della giustizia sportiva qualora chi ne volesse intervenire con i giudici sportivi, che solitamente abbiamo visto che quando si tratta di determinate squadre l'orecchio è molto fine, quando invece riguarda altre maglie di diverso colore, spesso non ha sentito assolutamente niente, nonostante diciamo che certi video siano stati poi messi in rete per poi essere subito immediatamente cancellati una volta che si faceva sentire l'audio zingaro di M nei confronti di qualche giocatore della Juventus che ha la colpa di venire dalla Serbia oppure da qualche altro paese che non sia l'Italia, che ormai sappiamo essere diventato una colpa se vesti soprattutto la maglia bianconera, perché gli insulti sono arrivati di tutti i tipi, da tutte le parti, anche dai microfoni di Sky. Ricordiamo un marocchino di merda ai danni di Matuidi, che però ancora adesso non si trova. L'interferenza, all'epoca ci dissero, l'interferenza dei microfoni, qualcuno si è intromesso nei microfoni di Sky, e lì c'entra, anche lì c'entra Putin con il KGB e i servizi segreti che spiavano Sky, giustamente, e c'è stata un'interferenza e quindi viene giustificato anche quel insulto razzista bestiale fatto ai microfoni in diretta, tra l'altro, dove Matuidi poi se la prese pure, però lì si mise un enorme masso sopra tutta la storia e si insabbiò il tutto. La Juve adesso non ci sta e manda un segnale chiaro.
Questo per me è una cosa buona, è un quasi rinascita, soprattutto se teniamo conto che la Juventus non ha mai parlato, non si è mai fatta sentire, non ha mai espresso nulla fino adesso. Vabbè, adesso a pochi giorni, a 2 giorni dalla partita, vedere una presa di posizione così, a me da juventino sinceramente fa piacere. Non solo fa piacere, ma comincia a farmi pensare, mi stuzzica l'idea di una possibile rinascita totale della Juventus già dal prossimo anno, perché lo sappiamo, noi recupereremo, noi ritorneremo di nuovo, la Juve ritornerà come sempre è stato, c'è il ciclo di vittorie, poi c'è un ciclo che va male e poi si ritorna al ciclo delle vittorie. Solitamente non passano tanti anni, a differenza di qualche altra squadra che magari ne fa 10, 12, 13 anni senza vincere nulla in campionato e 30-35 anni senza vincere nulla in Europa, però è una delle migliori squadre d'Italia. Il video, il contenuto in sé è proprio questo, la questione che la Juve comincia a farsi sentire, che mette in una situazione strana e scomoda Gravina, perché deve prendere una decisione adesso con questo comunicato che praticamente suona come una denuncia. Noi abbiamo i video, abbiamo gli audio di chi ha commesso questi, ha fatto questi insulti, e c'è da prendere una decisione. Che cosa farà il nostro amico Gravina, presidente della federazione teoricamente italiana, ma praticamente dal nuovo protocollo presidente della federazione interista gioco calcio, che per quel che riguarda sia Acerbi che Lukaku ha preso una posizione ben precisa. Il razzismo va combattuto, ma fino a un certo punto, fino a un certo punto, perché poi non ci possiamo attaccare sempre al razzismo ogni qualvolta un giocatore viene insultato, soprattutto se quello che insulta veste la maglia merda azzurra, e questo l'avevamo capito. Detto questo, per chiudere, la Juve mette a disposizione della giustizia sportiva tutto il materiale. Secondo voi, e arriviamo alla domanda, che cosa faranno adesso i nostri amici della banda Bassotti, Chinè e Gravina, tenendo conto che la squadra teoricamente da andare a penalizzare sarebbe quella di Lotito? Sappiamo che Lotito nella Lega conta molto più di John Elkann, che assolutamente non conta niente. Siccome l'argomento è argomento razzista, è un argomento molto delicato, va preso con le pinze e soprattutto va combattuto. È vero, papi? Diglielo anche tu. Il razzismo è uno schifo. Eh sì. E non si fa razzismo. È vero, papà? Sì. E il razzismo va punito. Sempre. Saluta tutti. Un abbraccio. Ciao. Ci vediamo al prossimo contenuto e ciao aio! Ciao.